Questa è Denise Pipitone con sua figlia e il marito. La foto a ore 14, la somiglianza è incredibile. Vediamo un attimo che cosa è successo nella puntata del 14 giugno del programma Ore 14 con Milo Infante. Ad annunciare questo è stato l'ex PM Maria Angioni, ma nella puntata di Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante, è andata in onda su Rai 2 questa foto ed è stata mostrata anche una somiglianza incredibile con Denise, lei e i genitori. Quella di ieri è stata una giornata piena di colpi di scena sul caso di Denise. La foto di una donna col marito e la figlia e l'annuncio del conduttore hanno fatto il giro del web. Abbiamo fatto delle verifiche, dice Milo Infante. Non so se possiamo mostrare l'immagine molto suggestiva che rappresenta una famiglia, madre, padre e bimba piccola. L'immagine poi viene diffusa ma con i volti oscurati. Devo dire, dice Milo, che questa bambina ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise. Questa a destra, secondo la fonte, sarebbe Denise e quello il marito, ha spiegato il conduttore. Poi ha parlato anche dell'annuncio della dottoressa Angioni e dice: l'annuncio della dottoressa noi lo conoscevamo da mercoledì scorso, quando ci ha inoltrato questi messaggi rivolti al sottoscritto e anche all'avvocato Frazzitta. Lo stesso avvocato proprio ieri ha cercato di gettare acqua sul fuoco su questa vicenda e, intervistato da una televisione siciliana, dice così: ed è proprio nella giornata di ieri, quando è successo questa clamorosa rivelazione, che l'avvocato Frazzitta, tramite una televisione locale siciliana, ha cercato di buttare acqua sul fuoco, dicendo di stare cauti e parlando così. Non vediamo tuttavia la necessità, dice l'avvocato Frazzitta, legale di Pieramaggio, di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane, o che dovessero anche risultare fondate, perché è ancora al vaglio della magistratura. Si tratta di dettagli non utili ai fini dell'inchiesta, quindi l'invito ai giornalisti, magistrati o avvocati di essere cauti e cercare di stare attenti e avere cautela nel momento in cui si diffondono notizie del genere, che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala.